viene a parlare di libertà. Sei più venduto di Cuba. Scendi. Un servizio. Siamo messi qua sotto. La vita ci mettiamo. Scendi. Buongiorno. Buongiorno, lei. Prego. Il nostro obiettivo è stancarvi. Ora si sono messi, sono infilati sotto il camion, sotto l'autobus si sono infilati, ok? Siamo fermi? Ok? Ok, tira sul freno a mano e aspetta che arrivano le forze. Si verranno arrestati, mi sapetelo! Vogliamo un territorio pulito, gli americani li vogliamo a casa! Testimoniate come dobbiamo parlare, solo così facciamo sentire la nostra voce, testimoniatelo per favore, solo così! Noi, la sicurezza, la sanità pubblica è un valore molto importante, quindi stiamo collaborando al massimo e noi vogliamo sempre avere la più grande trasparenza possibile. Perciò oggi abbiamo cercato di parlare con tutta la media, con voi, per spiegare che c'è un po' di informazioni che forse non è stato molto chiaro. So you can see the generators here, fourth caterpillar. Due basi là sono pronti per le due antenne là. Il terzo non è ancora pronto perché abbiamo sospeso lo volo. Gli altri pezzi sono qua. Il giorno 11 abbiamo fermato tutti. Poi abbiamo fatto la richiesta tramite le forze di ordine del Ministero dell'Interno che chiaramente i lavoratori hanno lasciato vestiti, tools, attrezzature, eccetera, eccetera, e hanno dato il permesso per un giorno, soltanto che i lavoratori possono portare via tutta la roba e mettere in sicurezza, chiudere tutto. Da quando la Regione Sicilia ha sospeso i lavori, c'è stata una trattativa in qualche modo tra ambasciata, ministero e regione per ottenere una deroga? Ci siamo fermati dal lavoro di predisposizione anche tecnica e diciamo di tutti i cablaggi delle antenne. Le antenne non sono state, le parabole non sono state montate in relazione proprio agli accordi presi con la regione, in relazione a quello che ci hanno chiesto. E vi hanno fatto venire al sicuro a voi e al console Moore perché molto opportunamente hanno spento l'antenna più importante, quella grossa che c'è qua vicino, che è quella che dà un'emissione molto forte su queste case. Questo io ve lo posso dire perché l'ho verificato stamattina prima che arrivaste. They're measuring outside the base. Adesso stanno facendo le misurazioni. 12 areas outside. 12 aree. Away like maybe 5 kilometers. 12 aree fuori dalla base, anche 5 km da qua. On the hills. People's homes. Sulle colline vicino alla casa delle persone. Yeah. Okay. So we are participating with this health study 100%. E noi stiamo collaborando al 100% in questa indagine. Ma oggi questo, stanno facendo le misurazioni. Questo, guardi, le misurazioni con l'antenna spenta. Con le antenne spente, ecco. Non lo so, questo vanno raccontato. No? Voi come fate ad essere sicuri che è spento? Perché l'ho misurato stamattina. Avevo un'attrezzatura di misura identica a quella di ARPAS. E li abbiamo anche confrontati appunto per maggiore sicurezza e so che ieri qui c'era un segnale molto forte e pericoloso proprio qua dove c'è il presidio, dove c'è quella casa misurato nel cortile di quel signore, e stamattina sto segnale non c'era, quindi ma non c'era proprio, passava da 10, 12, 15 a 0, qualcosa, niente. La posizione del Ministero della Difesa che da un lato cerca un accordo con Crocetta, dall'altro fa un ricorso al TAR che è ancora pendente. Noi con l'amministrazione governativa del governatore Crocetta abbiamo ottimi rapporti, le attività tecniche sono una cosa, le attività giuridiche sono un'altra. Il ricorso al TAR è un atto dovuto, come di fatto è un qualsiasi atto dovuto che viene fatto quando qualcuno ha chiesto un qualche cosa, gli è stato poi dopo detto di no, legittimamente in autotutela chiede il motivo. Noi abbiamo fatto tutto il possibile per spiegare al popolo anche questa visita che state facendo voi qui oggi e per spiegare tutte le misure che abbiamo fatto per assicurare che il MUR sia sicuro. Stiamo collaborando insieme col governo italiano per anche fornire loro le informazioni necessarie per anche mostrare che sia sicuro. I tumori sono di meno in questa zona rispetto al resto d'Italia, come deve essere, perché sono di meno in Sicilia rispetto al resto d'Italia. Però i tumori come le leucemie o quelli ai tessuti molli come l'occhio, i testicoli, le ovaie, invece questi sono tumori che sono 10 volte
la norma nazionale. I niscevesi dicono non c'è famiglia dove non ci sia un morto di tumore sotto i 50 anni.